La visione dell'inferno terrorizzò Giacinta a tal punto che non riusciva a pensare ad altro. La piccola si chiedeva come fosse possibile vivere come se niente fosse. In ogni istante della giornata vi erano persone che andavano all'inferno o che correvano il rischio di andarci. Cosa fare? La Madonna, il 19 agosto del 1917, disse ai pastorelli che molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Queste parole della Vergine sconvolgono la vita dei tre bambini, ma particolarmente Giacinta avverte tutto il dramma di quelle parole e se ne fa carico. Giacinta non sapeva nemmeno cosa fosse l'inferno e non coglieva nemmeno la categoria di eternità. Tuttavia chiese alla cugina Lucia che le rispose che l'inferno è un luogo di tormenti dal quale una volta entrati non vi si esce più. Inizia così la battaglia dei tre bimbi per strappare più anime possibili al demonio e guadagnarle a Cristo. Giacinta non si risparmierà in questa battaglia senza esclusione di colpi, a suon di digiuni, penitenze, piccole e grandi mortificazioni.